Ciao ragazzi, questo è un brevissimo video per parlarvi delle tendenze autunno-inverno 2011-2012 per quanto riguarda il make-up. Come vedete, questa è proprio una delle tendenze dell'anno, cioè colori sul uno smoky sul grigio chiaro, lilla e nero e rossetto rosso, un bel rosso ciliegia, ed è appunto occhi smoky, labbra rosse, oppure occhi semplicissimi solo con una riga di eyeliner con rossetti scuri, sempre o rossi o vanno molto quest'anno i viola per i lipstick e anche per gli occhi, tutte le tonalità del viola. E quindi abbiamo detto o occhi smoky, labbra rosse, comunque labbra scure, o occhi smoky, labbra nude. Lo smoky, diciamo che comunque rimane sempre il must della realizzato con toni metallizzati, quindi smoky neri ma con bagliori dorati, bronzati, argentati, e labbra nude, oppure smoky e labbra colorate. L'altra tendenza, appunto, abbiamo detto occhi soltanto con una riga di eyeliner, che può essere nero, viola, blu, e labbra importanti con i rossi, con i viola scuri. Ci sono tendenze anche di rossetti blu cobalto. Quanto riguarda i colori, per gli eyeshadows, andranno per la maggiore i verdi muschiati soprattutto, il blu di nuovo, il blu scuro torna di nuovo, i marroni e ovviamente i classici toni del grigio e del nero, ma la tendenza è appunto o trucco proprio super lavorato, diciamo, quindi smoky e labbra rosse, oppure un look più naturale sui toni del marrone, del nude, che sta bene un po' a tutte. Quindi c'è un po', ci sono un po' queste due, c'è questo dualismo: da una parte il look molto lavorato, diciamo anche più per la sera, dall'altro il look nude, pelle perfetta di porcellana, porcellanata, senza difetti. E niente, volevo soltanto aggiornarvi su questa cosa. Se qualcuno interessa, posso riproporre questo look, fatemelo sapere. Ah, volevo, come ultima cosa, ma non meno importante, assolutamente, volevo ringraziare, le ragazze e i ragazzi che si sono iscritti al mio canale, anche se pochini per ora, ma per me ogni iscrizione è veramente, veramente una fonte di gioia. Perché vuol dire che a qualcuno interessa, piace quello che faccio, posso condividere con qualcuno il mio lavoro e la mia passione. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo tutorial, buona giornata, baci a tutti, ciao!